Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Perché in questo momento state vedendo uno schermo nero? È molto semplice. Ci sono comunicazioni e voglio approfittarne con un video, dato che magari un post su YouTube o altra roba possa in un qualche modo essere non letta e non venga magari visualizzata da tutti in maniera corretta, ho deciso di registrare un video per aggiornarvi su quello che sarà il futuro del canale, per decidere ovviamente se rimanere iscritti, disiscrivervi o fare quello che vi pare e piace, dato che comunque sto notando appunto alti e bassi anche a causa di Final Fantasy XVI. Ma ci tenevo comunque a fare un video per spiegarvi tutto quello che sarà il mio lavoro da qui fino ovviamente a proseguire in avanti. Cominciamo col dire che abbiamo finito Final Fantasy XVI in live, quindi sto editando e sto montando le ultime puntate che, ripeto, usciranno giornalmente alle ore 17 sul mio canale, quindi potrete seguire ogni giorno una nuova puntata, chiamiamola così, per quanto riguarda la serie di Final Fantasy XVI per chi fosse interessato, e tra l'altro cominceranno anche le registrazioni extra della serie Final Fantasy XVI, quindi cacce, modalità arcade, e probabilmente registrerò per conto mio, a tempo perso, il New Game Plus in modalità Final Fantasy. Non lo porterò in live per una questione di scelta personale, perché abbiamo già visto la storia, abbiamo già visto tutto dal punto di vista, diciamo, narrativo, per cui non mi sento di riproporre lo stesso contenuto due volte, sinceramente parlando, perché potrebbe annoiare e potrebbe fossilizzare il mio canale, cosa che non voglio. Però registrerò comunque sia, diciamo, una sorta di collection, una sorta di gameplay a difficoltà Final Fantasy, anche per farvi vedere qual è la differenza e soprattutto farvi vedere tutte le robe che sono diverse dalla storia normale o comunque dalla modalità storia che abbiamo affrontato in live. Oggi sono qui, tra l'altro, anche per fare una reaction, quindi non solo vi sto aggiornando su quello che sarà il canale, sto facendo una cosa, diciamo, un po', ne sto approfittando per fare una cosa un po' insieme, quindi vi voglio dare questi ultimi aggiornamenti, programmi futuri e soprattutto la reaction. Quindi, per quanto riguarda gli aggiornamenti, per tutti quelli che ovviamente non volevano spoilerarsi Final Fantasy XVI, abbiamo finito, quindi riprenderà la classica programmazione su Twitch. Continueremo i titoli di Triangle Strategy, Octopath Traveler 2, Serata Horror con Outlast 2, e poi ovviamente inseriremo delle cose come Dissidia per Omnia quando ovviamente ce ne sarà il motivo e quando ce ne sarà l'occasione. Per quanto riguarda i progetti futuri, ovviamente, come ben sapete, rigiocheremo Final Fantasy VII Remake, probabilmente però dal periodo un po' più fresco, quindi settembre-ottobre, per prepararci come si deve all'uscita di quando sarà Rebirth, sperando che durante il periodo di Natale possiamo in un qualche modo avere anche una data di uscita per quanto riguarda questo titolo. Per quanto riguarda poi altri progetti, ci sarà ovviamente di mezzo Ever Crisis ed è proprio questo che noi andremo a reactare oggi. Perché il buon e caro Jade mi ha mandato un link di un gameplay per quanto riguarda la Closed Beta, che tra l'altro probabilmente utilizzerò anche per preparare del materiale su Ever Crisis. E spiegare ovviamente tutto ciò che c'è da sapere su Ever Crisis, perché ovviamente non ho avuto la possibilità di partecipare alla beta, ma le informazioni che sto acquisendo le sto acquisendo da gente fidata. Quindi so quello che dico, so quello che vado a vedere e quindi diciamo che la situazione è questa. Ora, per quanto riguarda la mia reaction che devo fare oggi, che ho promesso a Jade, mi ha detto di reactare un video di un ragazzo che vi lascerò comunque il link qua sotto nella descrizione. Ha avuto accesso alla beta
E praticamente mi ha detto esatto di partire dal minuto e 38 perché c'è qualcosa che dovrò vedere, dovrò fare una reaction. Quindi io a questo punto direi di mettere anche la cam. Eccoci qua. Siamo un pochettino sfarfallati, però vediamo se riesco a sistemare perché è il microfono che mi crea questo sfarfallamento. Eccoci, ora dovremmo essere giusti. Il microfono si sente bene, si sente tutto bene. Ho tolto l'audio perché probabilmente sarà commentato e a me sinceramente il commentary non mi interessa, però voglio vedere le immagini. Anzi, vediamo se ci sarà dell'audio del commentary, ma noi lo guardiamo così. E mi ha detto di andare esattamente a 1,38. Quindi vediamo che cosa succede. Ecco, siamo qua praticamente a 1,38. Hoshi no inochi. Life stream wa è Sephiroth che parla. Chishiki. Kanjou no se. Meguri meguru. Toki ni majiwari. Toki ni hanare. Mita koto no nai monogatari o utsushi dasu. Sore mo mata. Un'altra possibilità. Quindi mi dici che Sephiroth è sopravvissuto allo scontro con Cloud? Capisco perché Jade voleva la mia reazione. Un nuovo viaggio. Ok, questo è il gameplay, tra l'altro, di Ever Crisis. È un combattimento praticamente automatico. E noi abbiamo questa barra TB che si riempie e man mano che si riempie la barra TB possiamo utilizzare diverse abilità. Qui in basso ci sono i nostri HP, il party viene costituito solitamente da 3 membri, tranne per la modalità storia che può anche essere modalità singola. E poi non si vede, ma c'è la possibilità di cambiare la modalità di combattimento, quindi offensive mode o defensive mode, quindi essere un po' più aggressivi o più difensivi. Che cosa? Si è switchato Cloud con Zack? Allora, è sicuro che questa è una cosa presa per Ever Crisis. Si vede che è una cosa fatta appositamente per questo titolo. Non credo che ci siano riferimenti a Rebirth o al progetto Remake. Però questa cosa di Cloud che ha avuto... ha avuto un attacco praticamente delle cellule di Genova e si è sostituito a Zack è particolare come cosa. Esatto, e poi ci sono le ultimate che si ricaricano nel tempo e queste sono le ultimate. E questo è praticamente l'inizio di Ever Crisis. E questo sarà l'introduzione del capitolo di Final Fantasy VII, no?
Oppure Final Fantasy VII Ever Crisis per far capire che stiamo parlando comunque dell'universo del 7. E c'è addirittura la intro del remake. Io non ho visto niente per quanto riguardava Ever Crisis, ho visto soltanto il gameplay, non ho visto cinematic o se c'è qualcosa che effettivamente possa ricondurre al remake o al rebirth addirittura. Questa è Aeris che si pensi stia scappando da Sephiroth, che è lì che sia, diciamo, in agguato per lei. Questo è l'intro del remake proprio. E quindi l'hanno rimesso in Ever Crisis, quindi... Cioè loro stanno considerando il 7 non originale, ma 7 remake, o saranno a parte. Però non so se saranno a parte in realtà. Perché io ho visto le schermate dei vari Final Fantasy, c'è Final Fantasy Before Crisis, Final Fantasy VII, First Soldier e poi non so quali altri capitoli hanno inserito. Almeno nella versione beta. Però quel cambio Cloud Zack è molto particolare come cosa. E si avvicina molto anche alla mia teoria di Final Fantasy VII Rebirth e su quello che potremmo vedere sul 7 Rebirth. L'intro c'è Zack o c'è Cloud? Penso che qui ci sia Cloud comunque, non credo che ci sia Zack perché... Eh sì, perché ovviamente gli eventi temporali sarebbero... cioè sono decisamente diversi. Qui è tutto identico, proprio identico al remake, non c'è nulla da sottolineare. Ma io credo che Jade volesse la mia reazione più per quel cambio Zack con Zack Cloud, che probabilmente è un bel trigger. Che è un bel trigger. Perché qui non mi sembra che ci sia qualcosa di diverso. Get off, Merc. Ah, in giapponese. La versione giapponese. Ok, e qui si chiude anche questa cinematic. Ovviamente vi linkerò anche questo gameplay sotto, se lo volete vedere per conto vostro, ci mancherebbe altro. Ah, ecco, vedete, ci possiamo muovere nella mappa. Questa è la modalità storia. Perché nel gioco dovete sapere che ci sono comunque la modalità storia e la modalità libera. Quindi la modalità storia avrete dei personaggi predefiniti, ecco, come in questo caso, che dovrete utilizzare necessariamente. Mentre invece nella modalità libera potrete praticamente rifare gli stessi combattimenti solo con i team però che volete voi. Quindi sarà anche di difficoltà maggiore, sarà anche più particolare affrontare queste battaglie. Anche perché il gacha in tutto ciò è praticamente vincolato ai costumi e alle armi. I personaggi si trovano in base alle armi. Ok, qui è praticamente identico, quindi non cambia nulla. Ok, vado a vedere se c'è qualche cos'altro e ne riparliamo. Ok, mentre che ci siamo vi faccio vedere anche un po' di gameplay per quanto riguarda la battaglia, per quanto riguarda la lotta, per farvi vedere come funziona effettivamente il gioco. Come vi ho detto poco fa, le battaglie saranno automatiche, gli attacchi saranno automatici, noi avremo soltanto il compito
di utilizzare le abilità quando la barra TB sotto si carica man mano. Il party ovviamente in questo caso è controllato automaticamente da Barrett e noi controlliamo Cloud, ma quando avremo il pieno controllo di tutti quanti i personaggi saremo noi a toccare, quindi a tappare sul personaggio corrispondente e fargli scegliere l'abilità da fare. Vedete, in questo caso Barrett sta giocando da solo. Qui adesso c'è l'attacco potenziato. Esatto, e qui ci sono le stance. Quindi ci sono quelle offensive e quelle difensive. In questo caso, dato che il nemico effettua l'attacco potenziato, noi ci difendiamo e quindi subiamo meno danni. Una volta passato l'attacco si ricomincia a picchiare. È carina. E tra l'altro guardate, c'è un cooldown che ci impedisce di switchare le fasi come quando vogliamo. Quindi dobbiamo fare attenzione a quando switchiamo e perché switchiamo. Qui invece dobbiamo fare praticamente gli attacchi con lo stesso simbolo che appare nella descrizione, in modo tale da breccare il nostro avversario. Una volta breccato apparirà lo status interrotto. Una volta che apparirà lo status interrotto, un po' come Final Fantasy XVI, c'è un moltiplicatore di danni che aumenta man mano che noi facciamo i danni. Qui il nostro boss è andato a farsi friggere. Va bene, non credo che ci sia altro che effettivamente dobbiamo commentare, anche perché appunto qua il gameplay ormai è praticamente finito. Io credo che la reaction che interessasse di Piagade era su quel dualismo Cloud Zack, che potrebbe, non so se è un collegamento o se effettivamente ci sarà la possibilità di poterlo collocare in Rebirth o nel progetto Remake in generale. Però questo avvalora tantissimo anche la tesi stessa che io ho già prodotto su quello che si vedrà in Rebirth. Quindi è veramente quasi ormai confermato il fatto che avremo due linee temporali e possibilmente avremo la storia di Zack, la storia di Cloud, che si uniranno insieme per sconfiggere Sephiroth, il vero Sephiroth, che è ai confini del mondo. Quindi sì, molto interessante. Peccato di non essere riuscito ad avere la beta, perché mi sarebbe tanto piaciuto giocarla in live, farvela vedere in live. Faccio anche un appello, se qualcuno di voi magari ha ricevuto una beta e me la vuole mandare, io sono disponibilissimo a riceverla. Però ok, detto questo direi che possiamo chiudere, quindi ne ho approfittato, vi ho anche raccontato quello che ho intenzione di fare sul canale, quindi faccio un video, ne ho approfittato per fare un video un po' esplicativo e di riassunto per quello che sarà il mio canale in questo periodo, quindi niente, io vi aspetto, se ovviamente volete restare ancora con me, oppure ci rivediamo in un'altra occasione. Bye bye!